L'arbitro Valeri chiede se tutto pronto, sta per Zapanita, via, forza ragazzi. Partiti del Milan, il primo pallone con Biglia, declassato a vice capitano. Di una partita interessante, vibrante, no De Carlo? Bella, bella, però io ho la sensazione che se il Milan passa in vantaggio la Juve può pareggiare, se la Juve passa in vantaggio il Milan no. Che, sì, che roba, senti che roba. Quali basi? Che menagramo, dice Rubio. No, ma su cosa si basa questa cosa? Sul fatto sei riuscito a farlo incazzare tutti. Ma su cosa si basa? Attenti alla Juve. Pjanić ancora, guardiamo, attenzione, Dybala per Higuain, Higuain si libera, tira! Che gol Higuain, che gol Higuain, che azione letale la Juve, Dybala per Higuain, e Higuain fa una cosa fantastica, davvero fantastica, l'onda mondo flex. Allora ve lo devo far vedere, questo è Dybala e questo è il velo di Dybala per Higuain, Higuain se lo vede sul destro, il tiro, il gol! Implacabile Higuain, si è svegliato proprio contro il Milan. Londra, Londra, abbiamo il presidente. Allora. Sono gli applausi della curva della Juventus, i fischi dei pochi rimasti, perché molti sono andati via, molti tifosi del Milan. Vediamo che tra l'altro Suso va a protestare con l'arbitro, Montella va a dargli la mano, vediamo ora se vanno poi sotto la curva del Milan oppure no. Anche Montella ha detto qualcosa all'arbitro. Intanto la curva del Milan canta Gigi Alstra, lo spottò a Buffon, in riferimento ovviamente alla Champions League. Le squadre in questo momento si salutano in mezzo al campo. Ciao. E davvero sono rimasti pochi i tifosi del Milan. In questo momento vediamo che provano a rivolgersi verso la curva, c'è per primo Antonelli, Rodriguez, ma siamo ancora a metà campo e c'è un po' poca convinzione.